sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Settembre, ragazzi, 1 settembre 2021, è definitivamente finita l'estate. Io e Maurizio DJ, è da giorni che ve lo diciamo, non volete mettervelo in testa, ma lo sapete che in molti paesi, ma poi anche da un punto di vista esoterico, da tanti punti di vista, l'estate è finita da un pezzo. Adesso io capisco che è giusto che l'Italia abbia adottato questa cosa, che si segue un po' la tradizione, un po' così le regole dell'astronomia, per le quali inizia l'autunno circa il 21 settembre, poi in realtà ci sono delle date molto più precise che possono variare di un giorno in più o in meno, c'è un orario ben preciso. Quindi può capitare che un anno inizia l'autunno il 20 settembre alle 14.57 e l'anno dopo il 22 settembre alle 4.51 del mattino, per dire. Però in realtà l'1 settembre comincia l'autunno l'1 marzo comincia la primavera, l'1 giugno comincia l'estate, l'1 settembre comincia l'autunno, l'1 dicembre comincia l'inverno. Ecco, come sempre, il barista di Via dei Mille, angolo Via Montebello, senza mascherina. Ma bar Rinascita, bella Rinascita, Bologna, lo segnalo in diretta senza problemi, perché tanto è la verità. Ma no comment, signori, adesso quando riaprono le scuole ne vedremo delle belle. Comunque, contenti voi. Eppure basterebbe così poco per seguire le regole: usare la mascherina, disinfettarsi le mani spesso e volentieri, quando non è possibile lavarsele naturalmente, quando siamo in presenza di un lavandino con acqua corrente e sapone, sempre meglio lavarsele. Basta così poco. Non sbaciucchiarsi dalla mattina alla sera come se non ci fosse un domani. Io vedo persone sui posti di lavoro che si vedono tutti i giorni, si vedono e si rivedono tutti i giorni. Ma quando arrivano, che comincia il turno, e quando finisce il turno, si devono baciare, abbracciare come se, non so, prima di tutto non siete parenti e il più delle volte non siete neanche amici, perché poi alla fine le amicizie sul posto di lavoro trovano il tempo che trovano, cioè sono le amicizie da pizza, non sono le vere amicizie. Io insisto sul fatto, l'ho già detto altre volte, che purtroppo Facebook ha rovinato il mondo. E col termine amicizia poi veramente ha fatto un disastro, perché adesso ritenete amici delle persone che probabilmente non avete mai visto in vita vostra, non sapete neanche cosa pensano realmente.
sugli argomenti importanti della vita. Chi trova un amico trova un tesoro, ricordatevelo. Purtroppo è così, per fortuna è così, non purtroppo. Per fortuna è così. E quindi le amicizie sul lavoro, comunque c'è un bellissimo video, spesso vi parlo di Lucy Medici, ma c'è un altro personaggio che io seguivo con attenzione su YouTube, la signorina Rottermeier, solo che è talmente antipatica secondo me che poi ho smesso di seguirla, poi i suoi video nuovi non mi piacciono più, ma se andate a vedere tutti i video vecchi, questa signorina Rottermeier, seguitela su YouTube, andatevela a cercare, insomma. Un'italiana che adesso vive in Germania e nei suoi vecchi video parla delle abitudini dei tedeschi, come ci vedono noi, le abitudini diverse fra noi e loro. C'è un'altra che vive invece in paesi, questo non c'entra niente, una parentesi che mi viene in mente, c'è un'altra che vive in paesi scandinavi, se non mi ricordo dove esattamente, e forse il canale si intitola Safari Quotidiano, ecco, tra le abitudini diverse, non mi ricordo dov'è che vive, se volete proprio saperlo scrivete a kradiobologna@gmail.com. c'è anche una nuova chat, direttore Maurizio Lodi H Maurizio DJ, che si chiama Il saluto della K Radio, è su WhatsApp, se volete iscrivervi basta che scrivete a me, cioè radio yoga network @gmail.com, oppure scrivete a K Radio, che sarebbe K Radio Bologna @gmail.com, oppure mi ricorda che oggi devo fare una cosa che Maurizio mi ha chiesto. Comunque provvisoriamente potete scrivere a Maurizio indirizzando a notewebradio@gmail.com e poi noi vi aggiungiamo a questa chat, ok? E lì posso anche mettervi delle cose, posso mettervi dei link, delle cose che voi mi chiedete, insomma. Questa signorina Rottermeier spiegava, eravamo arrivati alla Scandinava, sì, Safari Quotidiano, Scandinava o quello che è, non mi ricordo. Allora, praticamente in quei paesi, tu la prima volta che vai a casa di qualcuno, questa è una cosa buffa, non so, a me piace, gli chiedi dov'è il bagno, ma dalla volta dopo tu non vai più a disturbare e soprattutto a creare motivo di imbarazzo per te stesso e per la padrona di casa, il padrone di casa, chiedendo dov'è il bagno e se puoi andarci. A un certo punto tu vedi che l'ospite scompare, tu stai parlando, ti volti un attimo, l'ospite non c'è più. E l'ospite è andato in bagno senza dire niente, non è che ha detto scusate vado un attimo in bagno o scusate dov'è il bagno, no, è scomparso silenziosamente. Questa è una cosa bellissima perché è brutto, imbarazzante dover dire, no? Scusa dov'è il bagno la prima volta e dalla volta dopo il bagno lo sai già dov'è, quindi dover comunque dire dovrei andare in bagno, che brutto, oh mio, che volgare, che cosa volgare. No, prendi su, ti alzi e vai. E naturalmente se tu hai degli ospiti in casa si presume che hai provveduto prima che arrivassero a rendere il bagno presentabile, quindi non è che
perché potresti dire vabbè, ma io devo avere il tempo di metterlo a posto. No, cioè deve essere già a posto dal momento che tu apri la porta e fai entrare un ospite. E l'ospite inatteso, non esiste l'ospite inatteso in quei paesi. Il nostro Maxi Boy ha vissuto negli Stati Uniti, ad esempio, per alcuni anni. Come sapete, a San Francisco ha vissuto. Ne abbiamo parlato più volte. Sarebbe interessante intervistarlo un giorno e per me sarebbe molto imbarazzante intervistare mio marito, però potrebbe essere divertente. E fare una diretta un giorno in cui ci facciamo raccontare un po' di sue esperienze di quando viveva a San Francisco. E praticamente lì non esiste che ti presenti a casa di qualcuno, così. Gli italiani sono dei grezzoni maleducati, ma non esistono queste cose. Ve ne racconto un altro. Risale a molti anni fa, quando ancora si usavano le segreterie telefoniche e poi si usavano quelle analogiche. Ok. Io ne avevo sempre una. Vivevo con la cosiddetta carracola K, vabbè, poi chi mi conosce sa di chi sto parlando. E tra l'altro vi saluta la carracola K, vi saluta tutti perché ogni tanto ci ascolta. E praticamente una cosa che mi faceva sempre arrabbiare è che gli italiani, dopo il segnale acustico, riattaccavano. Allora, visto che io già allora non rispondevo mai al telefono, io già allora, ne abbiamo parlato mi sembra nella trasmissione di ieri, io odio il telefono, io amo gli smartphone e odio il telefono, ok? Io dico, ma com'è possibile? E come si fa? Basta non usare la parte telefonica dello smartphone. WhatsApp e Telegram esistono apposta, no? Possono sopperire benissimo il telefono, ad esempio. Comunque, io già allora non rispondevo al telefono, non esistevano i cellulari. Avevo il fax in casa, anche perché casa mia era la sede dell'associazione culturale a Kettaton, ora Istituto Culturale Sole e Luna, e c'era perennemente la segreteria telefonica. Tu, se volevi parlare con me, dovevi parlare dopo il segnale acustico. Poi io, se sentivo che eri una persona con la quale volevo parlare, mentre lasciavi il messaggio tiravo su, dicevo eccomi, sono, facevo finta magari di essere rientrato in casa in quel momento, ecco, ho preso il volo, la telefonata, sono arrivato a casa adesso. Nessuno parlava dopo il segnale acustico, quindi io non parlavo mai con nessuno al telefono ed ero ben felice di non parlare con nessuno. Però comunque, e un nostro amico che ci venne a trovare dalla Francia, a me la Carrà, disse ma questa cosa è assurda, cioè in Francia hanno tutti perennemente la segreteria telefonica attiva, se non parli dopo il segnale acustico in Francia non parli mai più con nessuno al telefono. Questo mi fece molto piacere, mi fece sentire meno pazzo. Quindi vi ho raccontato questo aneddoto della differenza tra francesi e italiani, questo aneddoto della differenza tra paesi nordici, scandinavi, non lo so, ripeto, non mi ricordo, bisogna che andiamo a guardare su YouTube, canale Safari Quotidiano, dove è ambientato, dove vive questa signora. Questa signora, titolare del canale Safari Quotidiano su YouTube, è una scienziata, ora credo in pensione. Si è trovata un marito, voi direte ma tu non li segui, tu Rami, ma non li segui i canali YouTube italiani? No, mi rifiuto, io guardo solo canali YouTube stranieri, eventualmente di italiani, comunque ben pochi di italiani, però che non vivano in Italia, perché i canali YouTube italiani fanno schifo, scusate se lo dico così, non li seguo, non mi interessa. Si è trovata
un signorotto simpaticissimo che vive là. Si sono, credo, sposati, credo. Comunque vivono insieme. È molto bello come canale. Poi adesso, ultimamente, è molto ASMR. E quindi è ancora più piacevole per i miei gusti. E poi mi piace il modo di vivere nordico. Più nordico è, più mi piace. E poi quei paesi dove fa sempre freddo. Mamma mia, che bellezza. Bene, adesso invece arriviamo alla signorina Rottermeier. Stamattina vi racconto delle cose carine, no? Interessanti. Signorina Rottermeier, invece, italiana, che vive in Germania. Fra le tante cose interessantissime, ripeto, andatevi a riguardare tutti i suoi vecchi video, ma vecchi proprio di anni fa, perché il suo canale esiste da tanti anni. Il fatto che i tedeschi separano nettamente gli amici, quelli con la maiuscola, insomma, quelli che appunto chi trova un amico trova un tesoro, dagli amici che si trovano sul posto di lavoro, questi che voi italiani vi sbaciucchiate, vi abbracciate tutte le mattine come se non esistesse un domani. E praticamente si può anche uscire con questi amici, così io li chiamo amici da pizza, con questi amici. Scusate la parentesi, sto notando che, sapete, i due innamoratini, due ragazzini, adolescenti, qua in via Ernerio, tutte le mattine mentre aspettavo l'auto, tutte le volte mi confondo, non so mai se questa è via Ernerio o via dei Mille, no, questa è via dei Mille, in via dei Mille che vi raccontavo, in passeggiando con Rami, fino a inizio agosto, non li ho mica mai più visti, ultimamente si vedeva solo lui. Vi ricordate che vi raccontavo qui alla fermata c'è il portone di lei, e all'inizio vi raccontavo che lui la accompagnava al portone, poi tra l'altro arrivavano a quest'ora del mattino, da non so dove, e si sbaciucchiavano davanti al portone per un'ora, poi lei entrava, lui andava via. Ultimamente vedevo solo lui che arrivava qui davanti al portone, si faceva un selfie davanti al portone e andava via. E adesso non vedo più neanche lui, quindi forse questo mi fa pensare che inizio agosto, quando lui si faceva i selfie davanti al portone, vi racconto delle storie. Oggi sono in vena di raccontarvi delle storie. Beh, sono uno scrittore abbastanza normale. Ricordatevi che l'anno prossimo esce il mio nuovo libro. Mia madre Helga Schneider, ti ho odiata spesso. Vi ricordo infatti che Kappa Radio ha aperto una casa editrice, si chiama Snail Space Edition, quindi possiamo pubblicare anche i vostri libri gratuitamente, se anche voi non pretendete di guadagnarci sopra, perché noi siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato, quindi se scrivete libri o poesie, romanzi o poesie, non per scopo di lucro, potete pubblicare con noi, altrimenti non pubblicate altrove, insomma, ecco. E uscirà il mio nuovo libro, Helga Schneider, ti ho odiata spesso, questo è il mio autobus. Adesso mi viene da pensare che sia in ferie il ragazzino, torniamo all'argomento di poco fa, magari è tornata lei, però in ferie lui, insomma, ecco. Che ripeto, sono due adolescenti, non possono scegliere di andare in vacanza insieme ancora, cioè vanno ancora in vacanza con le famiglie.
faremo, eh? Devo disinfettare le mani. Ho passato l'abbonamento annuale. Ecco qua. Solo che questo autista dovrebbe fare il fotomodello, non l'autista. Mamma mia, quanti tatuaggi stupendi che c'ha anche sul braccio, super abbronzato. Arrivo, eh. Che buffo che è l'edicolante di via Irnerio 11 di fianco alla Fastway. C'è un'edicola storica. C'è anche una mia foto. Una mia vecchia foto su Instagram di quell'edicola, andatevela a cercare. Il mio Instagram è ramveggi. E quindi c'è questa grande distinzione tra gli amici del lavoro, che possono anche venire a bere con te qualcosa quando finisci di lavorare alle 5, si va nel pub, si beve una cosa, può succedere, ecco, non spesso proprio, ma non si permetterebbero mai di venire a casa tua se non espressamente invitati, e non si fanno sentire quando tu vai a casa, non li senti più, li rivedi il giorno dopo al lavoro. Sono gli amici del lavoro, non sono gli amici veri, ecco. Gli amici così da pizza, come li chiamo io, e la maggior parte delle volte le amicizie cosiddette che si sviluppano sul posto di lavoro sono così, non sono vere amicizie. La maggior parte delle volte quelli che voi chiamate amici su Facebook non sono amici. Insomma, ricominciamo a dare un valore con la V maiuscola alla parola amicizia, con la A maiuscola. Prossima fermata, Porta San Donato. Voglio anche dire che nelle puntate precedenti, credo siano tutte di questa settimana le puntate di cui sto parlando, credo, ma non ne sono sicuro, ho detto la mia opinione su alcuni argomenti, ma è solo la mia opinione. Cioè, Caparadia è bella perché varia. Oh, questo è uno slogan. Questo può essere un jingle. Caparadia è bella perché varia. Cioè, qui ognuno di noi ha un'opinione su qualsiasi argomento. Io ho un'opinione, Maurizio DJ ha un'opinione, Carmelina Rotundo Auro, giornalista, iscritta all'albo dei giornalisti, direttrice responsabile del giornale del nostro istituto culturale Sole e Luna, quindi praticamente si potrebbe dire direttrice responsabile di Caparadio. E ha la sua opinione sulle cose, ma non è che se lei è il direttore responsabile la sua opinione è detta legge. Quando proprio non ci troviamo d'accordo su un argomento si mette ai voti e basta. Ma ognuno di noi ha un'opinione su qualsiasi argomento. Caparadio è bella perché varia.
Beh, a proposito, piccola parentesi, chi ha orecchi per intendere intenda, Radio Onda Marina potrebbe essere il titolo di una nostra di una trasmissione di K-Radio, parentesi chiusa. K-Radio è bella perché varia. Ciao! Non so chi sia, ma ho ricambiato il saluto. Mercato sta donando. Boh. Purtroppo un po' le mascherine, un po' io anche prima dell'arrivo delle mascherine, per me era un bel problema riconoscere e salutare le persone. Oddio, adesso spero che non scenda dove scendo io, che se mi ha salutato magari lavora lì. Io sono in diretta, non è che ci voglia dirgli sono in diretta radio e... Vabbè, al limite ascolterete un po' di nostra conversazione privata, no? Meglio. Specchio segreto. In diretta. Su K-Radio, passeggiando con Rami, diventa specchio segreto stamattina. Anche perché adesso sono già... O comunque... Facciti caso. Facciti caso. E ieri vi ricordate che sono sceso dal bus arrabbiato alle 7, no? Alla stessa fermata dove saremo fra 2 minuti, perché appunto questo è l'orario in cui dovrebbe arrivare il 28 a quella fermata lì. Ho aperto il ticket. Alcuni di voi lo sanno perché ieri nella chat di cui ho parlato poco fa, che se volete farne parte basta scrivere a caparadiobologna@gmail.com, ho postato lo screenshot del ticket che ho aperto presso la Tipper e guarda caso oggi appunto di nuovo il 28 è in orario. Forse, perché comunque adesso siamo fermi a un semaforo, ecco, ok, forse ce la facciamo arrivare ai 55, al massimo ai 56 arriveremo, ecco. Questa è la terza volta che mi tocca aprire un ticket perché non viene rispettato l'orario di quella fermata. Tutte e tre le volte, poi per qualche giorno le cose vanno bene, vedremo stavolta quanto dura. Tanto stamattina è in orario questo bellissimo autista, è proprio bravo evidentemente, oppure gli hanno detto qualcosa, perché magari il mio ticket di ieri è già stato aperto, ecco. Cioè è già stato visualizzato, è già in, ecco. E fra poco scendo, speriamo che quella signora scenda la fermata dopo. Di no. Si sarà chiesta come mai io scendo a questa. Allora, dovete sapere che per dove dobbiamo andare io e questa signora, e ci sono due fermate equidistanti, però forse lei pensa che quella lì sia più vicina, boh, non so. Oddio, ormai mi ammazzavo. Ecco, in questa fermata dove tutte le volte devo aprire un ticket
c'è un bagaglio per terra che se io volessi tirare su dei soldi dal comune l'avrei già fatto, perché tutte le volte si rischia di ammazzarsi. Sono passati anni, il comune non l'aggiusta sta cosa, quindi chi vuol fare i soldi è invitato ad ammazzarsi lì. Ti puoi fare veramente male. Ma vabbè, no comment. Allora io inizio a salutarvi, spero di avervi raccontato delle cose interessanti. Infatti la signora la vedo che sta camminando più o meno verso lo stesso punto in cui devo andare io, ma non mi pare che lei farà prima ad arrivare di me, appunto perché sono equidistanti le fermate, quindi lei si sarà domandata come mai io scendevo lì. Ma beh, però da un certo punto di vista forse è più comodo, magari lei è abituata, perché su quel lato effettivamente incontri prima dei portici ed effettivamente per il civico in cui deve andare a lavorare lei forse è più comodo. Allora, vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.info. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica kradiobologna@gmail.com, che poi io vi dico sempre questo, ma perché siamo in diretta come K-Radio, però gli altri indirizzi sono ancora vivi e vegeti, eh? C'è quello di Sole e Luna, associazione culturale, mi pare, ma non ne sono sicuro al 100%. Forse è Sole e Luna, appunto, associazione culturale. Ma comunque tanto Gmail non riconosce i puntini, quindi con o senza puntini per Gmail è indifferente, la posta arriva lo stesso. @gmail.com, poi c'è Radio Yoga Network, @gmail.com. As, coscienza spirituale, tutto minuscolo, tutto attaccato, @gmail.com. Insomma, ce n'è tanti. Questo solo per dirvi che non è che dico K-Radio Bologna, @gmail.com, perché gli altri non esistono più, continuano ad esistere. E adesso, dalle prossime ore, dovrebbero esistere anche degli indirizzi tipo maurizio.lodi. @kradio.com o qualcosa del genere, insomma non lo so ancora perché ci stiamo lavorando proprio in queste ore. E poi dovrebbe nascere oggi la pagina letteralmente.info/maurizio dj. In ogni caso voi ascoltate le sue dirette, le dirette di Maurizio, e sarà più preciso lui nelle prossime ore, quando queste cose saranno più sicure, ecco. Quindi rimanete sintonizzati, K-Radio trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, ma letteralmente.info, letteralmente, perché abbiamo anche la versione streaming su TuneIn, dove ascoltate programmi in random, tutte le registrazioni delle nostre dirette finiscono lì e le ascoltate continuamente, è un flusso continuo che potete mettere in sottofondo mentre siete al lavoro o state camminando. Bene, arriva un'altra persona da salutare. Buona giornata, ci sentiamo più tardi o con me o con gli altri conduttori. La gente purtroppo non ce la può fare. Ciao ancora.
Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. Kappa Radio Bologna @gmail.com.